so che avete un contingentato i tempi, quindi farò un intervento veloce in illustrazione della mozione e quindi ovviamente anticiperò anche il voto, che ovviamente è un voto favorevole, avendo presentato io stessa insieme a tutti gli altri membri della Commissione Urbanistica, sia di maggioranza che di opposizione, questa mozione urgente. Perché la mozione è urgente? Perché su questo programma di trasformazione urbanistica che ricade nel municipio decimo, è stato nominato un commissario ad acta a seguito di una inerzia dell'amministrazione. Purtroppo non è sicuramente l'unico commissario che abbiamo sul Dipartimento Urbanistica. Il tema è venuto fuori ed è stato trattato durante una commissione che è citata anche all'interno della mozione, perché richiesta dal consigliere Zannola, sostanzialmente nella commissione noi abbiamo preso atto della presenza di questo commissario ad acta, e soprattutto quello che mi preme sottolineare è che la commissione in questa consiliatura non era mai stata investita di questo tema, quindi noi come parte politica non siamo mai stati messi al corrente che c'era la necessità di decidere su questo programma urbanistico in un verso o nell'altro. Quindi non abbiamo mai potuto esprimere le nostre considerazioni né a favore né contro. Quindi lo facciamo in questa sede con una mozione urgente, perché sappiamo che il commissario dovrà in qualche modo decidere. Quindi chiediamo, impegniamo la sindaca e la giunta nell'interlocuzione che si sta avendo, che gli uffici, anche credo il segretariato, l'avvocatura, insomma, stanno avendo con il commissario, di poter riferire e riportare il nostro indirizzo politico in merito a questo intervento, che è ovviamente negativo, sostanzialmente contrario, e lo spieghiamo nella mozione i motivi, perché insomma è una zona che è già densamente abitata, una zona fragile sia da un punto di vista trasportistico, quindi la rete viaria non è in grado di sopportare questo tipo di urbanizzazioni. Lo stesso dicasi per le urbanizzazioni primarie. Credo che ci siano problemi anche da un punto di vista del sistema fognario, e poi, cosa ancora più importante da sottolineare, un'area che ha gravi problemi legati al rischio idrogeologico. In più, da un punto di vista urbanistico, questa si configura come una compensazione, quindi su quest'area andrebbero a ricadere diritti edificatori provenienti da altre zone di Roma, aumentando quindi ulteriormente il carico urbanistico di quest'area. Ma la cosa più da sottolineare è che quella non è un'area prevista per far atterrare delle compensazioni dal piano regolatore. Quindi tutta questa serie di motivazioni ci spingono a dare un parere nettamente negativo rispetto a questo programma di trasformazione urbanistico. E tra l'altro, andando a ricercare tra i documenti, noi abbiamo potuto vedere che, siccome c'era stata una decisione di giunta del 2011, quindi questa delibera era di fatto passata già in giunta nel 2011, poi credo fosse stata inviata al municipio che doveva esprimere parere, e il parere fu un parere negativo, cioè il municipio allora espresse le stesse identiche criticità e avversità a questo tipo di programma urbanistico. La stessa cosa avvenne durante il processo partecipativo, che come sapete si avvia normalmente in seguito alla 57/2006 ogni volta che si va ad attuare un programma di trasformazione urbana in quella sede. Tutti i cittadini, i comitati, le associazioni che parteciparono all'assemblea partecipativa evidenziarono la loro contrarietà a questo intervento. Quindi noi speriamo di arrivare con questa mozione, anche se in estremis, in tempi utili, per scongiurare questo intervento, e per questo abbiamo chiesto di inserirla oggi come ex 58, perché un indirizzo era necessario che arrivasse entro settembre. Siccome oggi è l'ultima seduta dell'Aula, l'abbiamo presentata come ex 58. Grazie.